Ragazzi, sono sicuro che molti di voi, gli affezionati storici del canale, a questo punto direbbero: puoi già spegnere 32 kg di pala eolica, non ci stava nell'immagine, ho dovuto indietreggiare, come avete visto, 2,40 m di diametro della pala. 2 kW di potenza massima e 2,2 kW di picco, ovviamente con vento veramente sostenuto. Ragazzi, questo video parlerà non di questa pala, perché poi la installeremo e faremo tutti i video dettagliati sull'eolico riferito a questa pala. Ma questo video, adesso ci avvicineremo, sposterò la pala, vedrete in mezzo qualche accessorio, torneremo alla lavagna. Parleremo dell'energia prodotta da questa fonte meravigliosa pulita che è l'eolico. Ragazzi, buona visione. È stata dura perché dalla Cina, mesi, caos, tre acquisti, questa è arrivata, le altre due no. Insomma, quello che sta succedendo l'abbiamo visto in realtà anche su questa pala ha avuto il suo effetto. Ma adesso è qua per essere installata. Fantastica. È arrivata con tante problematiche che adesso vi spiegherò. Buona visione, ragazzi, iscrivetevi al canale. Innanzitutto parliamo del vento. Quando acquistate una pala di questo tipo, vi dicono lo startup, cioè questa inizia a produrre a 5 metri al secondo. Ebbene, quanti sono 5 metri al secondo? Allora esprimiamolo in nodi marini, non nodi terrestri, quanti sono? Oppure in chilometri orari, quanto deve viaggiare questo vento? Perché questo è uno dei parametri che rende difficile a volte capire che cosa vuol dire la forza del vento. Ebbene, una pala di queste inizia a produrre quando il vento è a 5 metri al secondo. Quanti nodi è? Per non sbagliare, vi insegno un metodo che non è precisissimo, ma che è vicino al metro giusto. 5 metri al secondo sono circa 10 nodi. E 10 nodi quanti chilometri orari sono? Sono circa 20 km orari. Ecco che 5 metri al secondo sono 10-11 nodi e 10-11 nodi sono 20 km orari. A questo punto capiamo subito una cosa. Il vento che deve far girare questa pala per iniziare a produrre deve essere 20 km orari, ovvero 10 nodi, non è una brezza leggera, è un vento che inizia a soffiare e questa pala inizia a produrre. Quanto produce? Poco. Ma però il moltiplicatore del vento che è al quadrato ci darà la possibilità di avere rapidamente tanta potenza, tant'è vero che a 14 metri al secondo, cioè 28 nodi, cioè 50-60 km orari di vento, abbiamo la sua massima potenza, cioè 2 kW. Quindi capite che il vento leggero non fa girare queste pale, la brezzetta che sentiamo appena appena, lei gira ma non inizia a innescare la produzione, ha bisogno di essere un po' più sostenuto, ma una volta che parte, poco vento in più o diverso vento in più darà la possibilità di produrre veramente tanta corrente. Qual è un aspetto positivo della pala eolica? Qui se c'è vento continuo, noi abbiamo per 24 ore 2 kW o 24 ore 1,5 kW o 1 kW, cioè andiamo a produrre veramente 10, 20, 30, 50 kW al giorno. Certo, questa è grossa, cioè veramente è immensa. Non vedo l'ora di installarla. Questa pala sarà installata nel video numero 10, lì vedremo tutti i dettagli. Perché nel video numero 10? Perché adesso stiamo facendo questo progetto 48 volt 6 kW che riguarda il bestione arancione, l'inverter, le celle a litio ferrofosfato, i pannelli saranno 12 pannelli per una produzione massima di 3 kW orari. Ebbene, questa sarà il numero 10 perché qui dovrà partire tutta una progettazione che riguarderà esattamente come trasformare questa corrente
e questa tensione in qualcosa che sia accettato dalle batterie LiFePO4. E qui non voglio rifarmi a quello che si può comprare in internet, perché in internet compriamo degli stabilizzatori, dei regolatori eolici, che però sono tutti sottodimensionati. Quando una pala così dovesse girare in maniera veramente incisiva, quelli bruciano. Li ho già visti nel passato, perché ho fatto dei test anche sulle cosiddette AIR 30, AIR 40, pale da 150 watt, 500 watt, eppure si bruciavano. Figuriamoci attaccando uno di questi. Eppure non sono cambiati, sono ancora quei regolatori. Quindi qui ci sarà tutto un progetto che riguarderà innanzitutto il raddrizzamento della corrente, perché questa esce con tre cavi, quindi significa che esce in corrente alternata. Questo sarà posizionato all'interno di un ponte di diodi, quindi verrà raddrizzata, poi dovrà essere anche corretta, stabilizzata. Dovrò vedere se mettere dei MOSFET piuttosto che dei condensatori per togliere eventuali ripple da quello che è la corrente residua in onda quadra che esce dai diodi raddrizzatori, dal ponte di diodi. Dovrò vedere se mettere un ponte di diodi Zener o è meglio andare con altre tipologie. E quindi ci sarà tutto un progetto. Al video numero 10, questa sarà su un palo già acquistato del diametro di 8 cm, altezza sono 4 metri, 1,20 m alla pala, una pala singola, 2,40 è il diametro, e andrà a produrre energia. Vediamo come far arrivare questa energia alle litio ferro fosfato. Questo sarà un contributo per il nostro impianto 6 kW col bestione arancione, e andrà a quando c'è vento a dare un apporto di energia tale per cui nella nostra casa off grid andremo a far andare pompe di calore piuttosto che l'acqua calda riscaldata con la serpentina. Ecco perché la voglio installare, perché in questo impianto che riguarda il solare fotovoltaico e la pala eolica aggiungiamo questo elemento che è oltretutto anche piacevole, perché sinceramente anche quando non produce, il fatto di averla posizionata eccetera nella sua mastodonticità è sicuramente per gli appassionati dell'energia alternativa importante. A questo punto descriviamo un attimo quello che interessa a noi per quanto riguarda l'installazione di una pala eolica. Questa, ripeto, è una presentazione, poi tutti i dettagli li vedremo una volta finita la progettazione di tutto ciò che riguarda anche la trasformazione della corrente, quindi l'installazione su questo palo. Allora, abbiamo detto che se abbiamo 5 metri al secondo di velocità del vento, abbiamo 10 nodi e abbiamo 20 km orari. Ebbene, dai dati di fabbrica questa pala inizierà a produrre quando abbiamo proprio questi 5 metri al secondo. Quindi produrrà corrente alternata che andrà raddrizzata e modificata per essere idonea per le batterie piombo o LiFePO4. A questo punto un altro aspetto importante quando installiamo una pala così sono i dispositivi di sicurezza. Perché? Immaginiamo che c'è un vento fortissimo, non dico proprio un uragano, ma un vento che soffia al di là della soglia di sicurezza, questa pala inizia a roteare a una velocità tale per cui si creerebbero delle situazioni anomale che porterebbero addirittura la pala a esplodere. E quindi questo va evitato, quindi l'eccesso di rotazione va frenato. Ecco perché nella considerazione che faremo oggi vedremo questi quattro elementi fondamentali, cioè lo start è il momento in cui la pala eolica inizia a produrre, e abbiamo visto che è 5 metri al secondo. Poi abbiamo il rated, cioè una velocità media in cui la pala produce una buona corrente. Poi abbiamo la velocità massima in cui abbiamo superato anche la massima produzione, ma non produrrà di più, perché se questa è una pala da 2 kW, massimo 2 kW e 2, quando abbiamo 30 nodi, 40 nodi di vento, questa produrrà tutta quell'energia, ma a 40, 50 nodi di vento non produce di più. Arriviamo solamente alla massima velocità di rotazione, dopodiché si entra nella fase di rischio. Ed ecco che in quel momento, attraverso i dispositivi che progetterò, installerò e vi dirò nel video numero 10, andremo alla funzione brake, che significa freno. Ovvero la pala andrà a bloccare la sua rotazione frenandosi.
vedremo tutti i dettagli in quel video, cosa succede? Che praticamente il dispositivo, sentendo questa rotazione, sentendo questa tensione, andrà a mettere in corto circuito le tre fasi alternate, e questo farà sì che il motore, invece di generare, diventerà un freno elettrico e la pala andrà inchiodando la sua velocità a rallentare quasi a zero. Dopodiché, dopo un determinato periodo di tempo prestabilito dal programmatore che metterò, la pala ripartirà la sua rotazione. Quindi, se era una raffica di vento o se è un vento stabile forte, stabiliamo anche i tempi per fargli fare una frenata, e dopo X, 2 minuti, 5 minuti, 1 minuto, scegliamo noi, andremo a farla ripartire. Se il vento era solo una raffica, andrà a regime massimo o questo medio, normale. Se invece è ancora forte, andrà a rifermarsi col freno elettrico per altri X minuti. In questo modo salviamo la pala, salviamo il generatore eolico da quello che potrebbe essere un disastro. Ora, per installare una pala di questa tipologia, bisogna usare due accortezze. La prima è che deve essere completamente libera da ogni ostruzione. Non possiamo mettere questa pala davanti a una casa, perché la direzione del vento opposta a questa casa farà sì che la pala non lo riceva. E voi avete visto, c'è anche un timone che servirà a far roteare la pala in funzione della direzione del vento. E la seconda è che il palo andrà messo perfettamente, non come adesso, giusto per farvela vedere, totalmente perfettamente a bolla, perché sennò il peso, 32 kg di questa pala, andrà a inclinarlo verso la direzione della pendenza. Mettendolo invece perfettamente a bolla, lei sarà perfetta nella sua rotazione e in funzione della forza del vento manterrà sempre il fronte al vento. Questo è importante, perché sennò abbiamo delle pale che lavorano in maniera errata, e questo a discapito ovviamente della produzione e della stabilità del sistema. Vi ho detto all'inizio di questo video che c'erano dei difetti su questa pala eolica. Fortunatamente nessun difetto per quanto riguarda il motore, diciamo tutta la scocca piuttosto che i cuscinetti, ma il difetto è sulle pale. Ebbene, le pale sono state prodotte ma non rifinite. Mi sono state consegnate, adesso con la telecamera vi farò vedere i dettagli, ancora non ultimate, ovvero ci sono dei segni di stucco non carteggiato, non sono state verniciate, e poi ci sono dei pezzi dove la vetroresina è ancora affiorante, quindi non sono state finite. Questa è una cosa molto negativa, perché se io adesso mettessi in funzione questa pala con dei pezzi di resina sfilacciata, nel tempo, nella rotazione, con l'acqua e quant'altro, comincerebbero ad spruzzare pezzi di resina fino a sbilanciarsi, e a quel punto poi andrebbero a distruggersi, perché si creerebbe una vibrazione eccessiva. Ecco perché farò una manutenzione di queste pale. Cosa farò fondamentalmente? Parte ovviamente smontarle, saranno carteggiate, saranno affinate a livello aerodinamico, dopodiché saranno stuccate, resinate con dei fogli anche di riparazione degli spigoli rotti, adesso ve li faccio vedere, dopodiché saranno carteggiate di fino, saranno verniciate con vernice epossidica bicomponente, e a questo punto avremo le pale perfette. Ma in tutto questo procedimento si dovrà procedere alla bilanciatura. Perché la bilanciatura? Perché se immaginiamo una rotazione lenta ma soprattutto veloce di queste pale e non sono bilanciate, immaginate che l'albero, cioè l'asse orizzontale, andrebbe a vibrare in funzione della pala più sbilanciata. Ecco perché andranno pesate una a una, devono essere perfette in termini di grammo, e poi anche pesata in differita, cioè dall'attacco dovranno avere tutte un peso rispetto alla fine, in modo che non ci sia una differenza di peso sulla lunghezza, perché come sapete, se io vado a posizionare un peso superiore all'esterno, nella forza centrifuga avrà un'influenza superiore a un peso posizionato all'interno. Quindi ci sarà una pesatura nei vari punti, precisamente lo faccio su tre punti, cioè peso bilanciere sull'inizio, sul centro e sulla fine. Quando abbiamo riparato, stuccato, resinato la pala nella sua
perfezione, tra virgolette, possiamo montarla verniciata in epossidico bicomponente bianco. Alla fine avremo una pala eolica con i suoi bracci, con le sue pale singole perfette. La rotazione dovrà essere perfetta, senza alcuna vibrazione sull'asse del motore. Ed ecco i punti che volevo farvi vedere in cui la pala è arrivata rovinata. Questo è il primo, vedete? Qui c'è addirittura della resina che è all'esterno, vedete? Poi ci sono punti tipo questo, vedete, di resina esterna, spacchi di stuccatura. Lo vediamo anche, lo vedete da questa immagine, come è stata, non è stata carteggiata di fino. Qui si vede ancora meglio come la resina sia veramente fuori. Allora, tutte queste inesattezze in termini anche di carteggiatura sono sinonimo, vedete qua, di una pessima lavorazione della pala, guardate qua. E queste sono cose che dobbiamo tenere in considerazione se vogliamo che il prodotto poi lavori bene. Non possiamo trascurare questi dettagli. Io vi ho fatto vedere solo alcuni punti, ma in effetti ci sono diverse situazioni dove la pala presenta delle imperfezioni. Ora, le imperfezioni che avete visto andranno riparate, quindi carteggiatura, andrà messa la resina epossidica bicomponente, andranno poi carteggiate, bilanciate e alla fine verniciate. Una cosa importante che dobbiamo periodicamente fare sulle pale eoliche è controllare ad esempio la lubrificazione dei cuscinetti. Non è una cosa complessa, basta mettere un po' di grasso spray al litio, consiglio sempre, perché comunque dura nel tempo e alle intemperie, e andare a guardare se è tutto a posto. E poi attenzione, i contatti certi. Quando noi attacchiamo una pala di questo tipo non possiamo permetterci di vedere un contatto di questi che a un certo punto si sgancia o è un falso contatto. Perché? Perché se perdiamo il controllo elettrico della pala eolica e non abbiamo più il controllo delle resistenze che devono rallentarla o dei freni che devono bloccarla, questa inizia a entrare in rotazione eccessiva e la perdiamo, perché avviene l'esplosione della pala eolica, l'abbiamo già detto anche prima. Una piccola menzione anche su quelle che sono le pale eoliche verticali, perché molti amici del canale mi hanno scritto: che ne pensi delle pale eoliche verticali? Queste sono pale eoliche orizzontali, comanda l'asse è orizzontale, le altre sono le VAWT, sono le pale eoliche verticali. Sono carine e hanno alcuni vantaggi, come ad esempio il fatto che il peso del motore su queste pale orizzontali è in cima all'albero, invece nelle pale verticali è esattamente sulla base, quindi l'installazione risulta molto più facile e leggera. Alla fine abbiamo la parte leggera che deve roteare, qui invece abbiamo la rotazione delle pale con tutto il peso in testa d'albero, quindi questo può essere una complicazione. Poi abbiamo le pale verticali, sono molto più silenziose perché la rotazione è molto più lenta, queste invece sono molto più rumorose. Un altro aspetto positivo delle pale verticali è la leggerezza, però cosa succede? Che l'efficienza di queste pale orizzontali è molto superiore. Se noi dobbiamo andare a produrre 2 kW con una pala verticale, dobbiamo avere questa elica che si erge, che è veramente grande, che è veramente gigantesca. È vero, abbiamo silenzio, abbiamo il peso in basso, ma l'efficienza di queste è molto molto superiore. E poi, detto fra noi, questa è un'opinione mia personale, ma queste orizzontali che mi riportano al concetto di elica classica degli aerei, per me sono molto più belle e affascinanti, però questo è un gusto personale. C'è chi invece ama particolarmente queste torsioni che vanno da terra verso il cielo e che rotano in una maniera completamente diversa da queste. È una questione di scelta, andate a valutare voi cosa fare, io rimango sulle orizzontali. Bene ragazzi, io penso che abbiamo fatto una panoramica, questo video voleva solo presentare la pala eolica, perché è un bel prodotto, finalmente è arrivato e molti di voi sanno quanto tempo ci vuole per far arrivare le cose dalla Cina. È arrivato, l'ho descritto brevemente, sarà descritto nella sua totalità nel video numero 10, vedrete poi le pale lucide, bilanciate, già montate sul palo, e contribuirà questa pala, speriamo enormemente, ad arricchire le batterie di energia elettrica da essere utilizzata nel nostro impianto off-grid.
Ragazzi, come al solito, iscrivetevi al canale. Vi ringrazio di aver visto anche questo video, che penso sia stato molto interessante, perché è molto appassionante anche l'energia del vento. Sole, vento e acqua, le uniche tre energie pulite abbastanza comuni. E ci vediamo al prossimo video. Buona serata.